bentornato, dottore. Grazie, Giovanni. Sì, tutto a posto il viaggio? Che stanchezza, Giovanni, che stanchezza. quattro giorni fuori. Comunque abbiamo sentito la sua mancanza, dottore. Questo mi fa piacere. Sincero. Quando c'è lei è tutto un altro discorso, è un altro clima. Senti, Giovanni, a proposito, non è che, lo sai che sono un po' geloso? Non è che durante la mia assenza è salito qualcheduno a casa, che mia moglie è stata sola. No, dottore, assolutamente. Sì. No, un momento, non è che. È salito l'altro ieri. Chi? Il garzone del lattaio, l'altro ieri e basta. Questo fatto mi tranquillizza. L'unica cosa, dottore, che non è ancora sceso. Se tu non stavi in montagna a fare la vacanza con la famiglia una settimana? Sì, lo so, ti riferisci a quella vacanza in montagna. Beh, già sei tornata. Andone, devi sapere che come arrivamo il primo giorno là, fummo sorpresi da questa ospitalità straordinaria. Tutto a disposizione, tutti gentili, di qua, gli apposti meravigliosi, luoghi stupendi, guarda, non ti, una gentilezza che proprio ti metteva in imbarazzo. Ma bellissimo. Sera, a cena, abbiamo mangiato antipasto italiano, quest'altro, giustissimo a buffet. A un certo punto, già presentato un patè d'oca. Roba Antonella da leccarsi baffi. Ah, buonissimo! Buono! Luca l'arancia, insomma, dopo a ballare, giocare. E siamo così, sai, tutti così confidenziali, dunque là è un pochettino bevuti. Una signora mi ha detto, signor, lo sa che stamattina è morto a Luca? È morta Luca, lui sai, associato, morta Luca, signor. Sono rimasta male. Tu lo sai che io, gli animali, così che. Sono rimasta male. Comunque ci aveva fatto. Il giorno dopo, non ti dico lo stesso, abbiamo fatto nei boschi passeggiato, una giornata splendida. Arrivata la sera, arrivato a mangiare libagioni abbondanti di qua e di là, e poi è entrata una signora gallina, bella, contornata di patate al forno. Guarda, ruspante, ruspante, che tutto, guardò, te ne arriva, fece bella. Beh. Naturalmente, mangiato, fatto. Poi sempre la solita signora mi ha detto, deve sapere che stamattina è morta la gallina. Antonella, non ti dico, guarda. Sono rimasto proprio male. Cioè, la gallina era morta la mattina e quella Cristiana la sera l'aveva cucinata. Proprio mancanza di sensibilità, guarda, io non lo so com'è. E allora, per questo motivo te ne sei venuta tu? Non, è che il giorno dopo è morto il nonno. Ognè, alle 12:20, via! Sì, avevo venuto a cannibale, io. Tutto bene? Benissimo, grazie. Per secondo cosa prende? Prendo... non lo so, che cosa mi può consigliare? Guardi, io le consiglio il filetto di manzo britannico, è ottimo. Il filetto di manzo? Britannico. Britannico? No, sì. Per carità, assolutamente. E come mai? Non mastico l'inglese, capito? Porto un po' di pesce, italiano. Buongiorno. Salve. Serve qualcosa? Sì, ho bisogno di quattro ruote. Come gira l'angolo, sto gommista, vai a nome mio. Vai tranquillo, ti tratta bene. È grosso, ce la fa tutto lui.